Anche il Medical News di oggi è dedicato in qualche modo all'estate. Le vacanze sono arrivate per la maggior parte di noi e con esse la voglia di sole e abbronzatura. Molto spesso però al rientro notiamo sulla nostra pelle delle macchie scure che si concentrano soprattutto in alcune zone del corpo, quali il naso, il labbro superiore e fronte, ma a volte possono essere più diffuse. Spesso sono dovute a una scarsa e inadeguata protezione solare durante l'esposizione. Se non esagerate e non vi proteggete, dovete fare i conti con esse quando tornerete a casa. Quindi macchie solari, di cosa si tratta? Queste macchie sono macchie di melasma dovute a ipermelanosi, ovvero una concentrazione eccessiva di melanina. Il pigmento che dà colore alla nostra pelle le permette di scurirsi con il sole. Le cause di queste macchie possono essere genetiche o ormonali, riconducibili all'assunzione di farmaci, oppure possono essere ambientali, dovute appunto all'esposizione ai raggi ultravioletti. Inoltre il loro sviluppo è influenzato dagli estrogeni, ormoni femminili che aumentano in gravidanza, per esempio con l'uso della pillola anticoncezionale, e progesteroni, che quindi aumentano la possibilità di svilupparle. Per fortuna queste macchie non sono più un problema insormontabile. Con la perdita dell'abbronzatura le macchie si attenuano e nella maggior parte dei casi diventano invisibili se leggermente coperte con del trucco. Tuttavia esistono dei veri e propri rimedi abbastanza efficaci per eliminarle, che dipendono dal tipo di cute e dall'estensione della macchia. In generale le macchie marroni o nere presentano un accumulo di pigmento più superficiale, cioè a livello dell'epidermide, mentre le macchie grigio bluastre sono dovute a un'esposizione più profonda del pigmento a livello del derma. Maggiore è la profondità del pigmento, maggiore sarà la difficoltà nell'eliminazione della macchia. Quali sono i rimedi? Cominciamo con la prevenzione, l'uso di adeguati schermi solari durante tutto l'anno, ma specialmente in vacanza. Questo aiuta a eliminare la causa delle macchie. È bene anche evitare terapie ormonali che accentuino il problema. Poi ancora, creme depigmentanti, è una terapia topica che in genere dà buoni risultati. Le più efficaci sono quelle a base di idrochinone, una sostanza schiarente. In seguito alla visita dermatologica, il dermatologo prescriverà una ricetta da far preparare al farmacista con una concentrazione di questo principio, che varia dal 2 al 4%. Adesso si possono aggiungere in percentuali variabili retinoidi topici. In alternativa si possono usare creme a base di acido comico e vitamina C. In genere si applicano per alcuni mesi. Poi ancora c'è il peeling, che è un trattamento esfoliante a base di sostanze chimiche quali l'acido tricloglacetico, che progressivamente schiarisce la lesione scura esfoliando la pelle e migliorando la condizione generale della cute. L'effetto è il dermatologo in laboratorio e ci vogliono una serie di sedute, per esempio almeno 3, con un costo che può variare dai 150 ai 400 euro. E poi ancora il laser. Il laser, che hanno lunghezze d'onda specifiche per colmire la melanina, capace di scomporre i legami molecolari della pelle scura che si sono iperpigmentati e ispessiti, sfogliando i depositi di pigmento. Si esegue in ambulatorio dermatologico, anche questo ha il costo di 200 o 400 euro. E così si conclude il nostro Medical News di oggi.